Dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, l'Inter primavera femminile sogna di conquistare lo scudetto. Lo fa il centro tecnico federale di Coverciano contro la Roma, che in semifinale ha eliminato il Bari. Un appuntamento prestigioso per le ragazze di mister Ruocco. Nerazzurre intraprendenti fin dai primi minuti. Grande giocata di Alice Berti, che poi con un lancio illuminante libera Regazzoli sola davanti a Ghiocchia. La numero uno giallorossa però è bravissima a chiudere lo specchio, negare il vantaggio alle nerazzurre. Però il preludio al gol del vantaggio, che arriva a due minuti dall'intervallo. Fantastico il bolide di Bianca Vergani, che recupera palla, salta un avversario e calcia direttamente in porta. Lo fa da lontanissimo, beffata Ghioc, nerazzurre in vantaggio con questo mancino che si spegne poco sotto la traversa. Inter avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, un Inter che gestisce il pallone, riparte impostando e si rende pericolosa. Pallone largo sulla sinistra per Bianca Vergani, che vede e premia il taglio di Alice Berti in mezzo ai centrali giallorossi. Controllo e piattone mancino, è 2-0 Inter. Siamo solo al sesto del secondo tempo, ma l'Inter ha un doppio vantaggio. Fantastico il lancio, fantastico anche il taglio alle spalle della difesa. Controllo e tiro, palla in buca d'angolo ed è 2-0 Inter. Quando sembra tutto fatto però, la Roma riapre la partita sfruttando una delle poche indecisioni della difesa nerazzurra. È Camilla Labate a infilarsi tra Bianca Vergani e Astrid Gilardi, e a porta vuota mette dentro il gol del 2-1. Siamo a metà del secondo tempo, siamo al 23esimo e adesso il risultato è di 2-1. È un gol che chiaramente dà nuova forza alla Roma, che allora riesce ad arrivare al pareggio con l'unico errore della partita di Astrid Gilardi, che lascia lì il pallone. In corsa arriva Chiara Vigliucci, che mette dentro il gol del 2-2. È un pareggio in rimonta per la Roma, ma soprattutto è un pareggio che porta la partita ai supplementari. Mezz'ora di extra time, mezz'ora in cui si soffre, mezz'ora in cui la Roma sfiora il vantaggio ancora una volta con Camilla Labate, che dopo il gol del 2-1 prova l'azione personale del suo destro, però si spegne sul fondo. Si va dunque ai calci di rigore, una serie infinita. Primo errore di Camilla Labate, sono 4 gli interventi decisivi di Astrid Gilardi, quando l'Inter ha però il match point. Colpisce una clamorosa traversa con Bianca Vergani. Si arriva allora fino al decimo tiro dal dischetto, quando Giulia Liberati si fa ipnotizzare da Astrid Gilardi, che dopo essere stata protagonista in porta si incarica della battuta del tiro decisivo. Ghioc battuta, delirio nerazzurro. Inter primavera femminile, campione d'Italia per la stagione 2018-2019, dopo i due titoli dell'anno scorso, un altro titolo, questa volta con la primavera femminile. Inter, campione d'Italia.